E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi, visto che sono finite le vacanze e tutto, vorrei farvi un po' il punto della situazione sui viaggi che ho fatto, soprattutto su come mi sono trovato con le prenotazioni degli alberghi e tutto. Allora, come sapete, le mie due vacanze quest'anno sono state come meta l'isola del Giglio, anche se non era una meta prefissata, ma visto che non prenotavo, ho visto questa possibilità di andare a vedere l'isola del Giglio, mi è piaciuta. Comunque andate a vedervi i vari video qua sotto. E l'altra vacanza è stata ad Andorra, sui Pirenei, tra la Francia e la Spagna. Allora, premesso che partivo sempre senza prenotare, diciamo che se prenotavo, prenotavo o il giorno stesso oppure la sera prima, perché prima vedevo un po' dove poter arrivare e poi prenotavo in base un po' anche come me la sentivo. E diciamo che ho utilizzato come principali metodi di prenotazione Booking e Airbnb. Inoltre, vabbè, qualche notte l'ho passata anche in campeggio, però diciamo che andare nei campeggi a pagamento non ne vale la pena a mio avviso, perché comunque come servizio e come costo, diciamo, siamo sui 20 euro a notte, quando con 35 euro puoi dormire in una stanza chiusa. Comunque in campeggio ci andrò ancora, ci andrò soprattutto quando andrò a Capo Nord, visto che sui paesi scandinavi il campeggio libero è legale ed è gratuito, ovviamente, perché puoi campeggiare un po' dove vuoi, basta seguire certe regole. Comunque passiamo alle prenotazioni che facevo con Booking e Airbnb. Con Airbnb ne ho fatta una, però comunque vorrei riprovare, anche perché comunque vedendo un po' le recensioni, comunque mi aspettavo magari di vedere magari di persona magari il proprietario dell'appartamento. Questo non è successo, magari mi è capitata un po' la cosa un po' sfortunata, però vabbè, riproverò. E tutto il resto delle prenotazioni l'ho fatto con Booking. A livello di prezzi più o meno si assomigliano. Come servizi direi che comunque prenotare un albergo è meglio, perché comunque hai il servizio della colazione, hai il servizio comunque che ti rifanno la camera. Ad esempio, dove ero io, mi sono dovuto disfare la camera, giustamente, comunque una casa privata, non è che sono ospite, ecco. Quindi niente. Adesso come adesso, se dovessi rispondere alla domanda meglio Booking o meglio Airbnb, direi meglio Booking, però voglio dare un'altra possibilità a Airbnb. Infatti farò ancora qualche giorno sicuramente con Airbnb per vedere ancora magari le differenze e se si risparmia qualcosa o meno. Comunque io qua sotto vi lascio il link sia di Airbnb che di Booking, se volete passare dal mio link per prenotare vi ringrazio, e mi sa che avete anche uno sconto anche voi. Comunque niente, i prossimi video farò dei video un po' particolari, andrò, visto che sono andato al motore ad uno, ho visto delle cose abbastanza belle che vi metterò, non vi spoilerò niente. Ci saranno ancora dei video di qualche passeggiata, diciamo, che ho fatto. E poi che altro dirvi ancora? Restate connessi, perché poi partirà, diciamo, una lunga preparazione verso il viaggio che farò a Capo Nord. Prima farò comunque altri giri, però comunque voglio prepararmi con voi, voglio farvi vedere appunto come mi preparo per questo viaggio molto importante per me. Quindi niente ragazzi, continuate a seguire questo canale,
se non siete ancora iscritti iscrivetevi e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.